Ci troviamo a Librino in Viale Nitta 12, sempre qui per cercare di capire cosa sta succedendo e perché il comune non si muove e non dà i soldi per risolvere il problema della fogna. Non ce ne sono i soldi, e qua non ce ne è, non sarà mai niente qua, che se ne stanno fregando tutte. Perciò abbiamo uscito con 5 euro a testa. Così. E questi soldi che cosa fine hanno fatto? Non l'hanno preso loro. E poi si è riempito di nuovo. Cioè, si sono presi i soldi e non li hanno investiti niente? Non hanno fatto poco, poco l'hanno tolta perché era piena. Ora non lo so, perché a me non mi interessa. Il problema è che il comune non vuole, non è disposto, perché dice che il comune è senza soldi, quindi non è possibile eseguire questo lavoro. Quindi siamo nelle condizioni che la fognatura sta uscendo fuori, tutto qua. Quanto è grave il problema? È gravissimo, perché le acque bianche stanno immischiando con la fognatura, quindi è un reato penale, ma ancora nessuno interviene. Sì, a me mi interessa perché casciamo malati allora con questa fognatura. Un dirigente, credo un responsabile dell'ufficio ecologia, mi riferiva che il comune di Catania si trova in condizioni bruttissime, che non può neanche comprare la carta igienica, carta per stampare e tutto il resto. Quindi dice: io non so cosa devo fare, quindi non possiamo intervenire per la fognatura. Quindi le posso mandare, se vuole, un espurgo e poi tutto qua.